Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. Noi nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite in collegamento telefonico qui in Radio Roma Capitale l'architetto Giuliano Fausti, presidente del Centro Commerciale Naturale di Ostia, che era un po', diciamo, sorpreso e anche un po' critico nei confronti del municipio per questa vicenda del cosiddetto mercatino di Natale, che a loro dire andrebbe a inficiare anche le attività commerciali rappresentate da questa associazione. È un problema vero, reale, che si collega anche alla crisi che c'è nel settore del commercio ad Ostia e non solo, oppure vi è un'esagerazione, Presidente? No, ma io penso che tutti gli atti deliberati da questa giunta, da questo consiglio, siano volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Io trovavo poco dignitoso come si è svolta la fiera di Natale negli ultimi anni, perché abbiamo eliminato questa sorta di baraccopoli che c'era, ma abbiamo in delibera c'è che gli espositori devono avere delle casette di legno in stile proprio natalizio, e lamentano anche due postazioni, due punti di store, addirittura due ristoranti, ma in realtà sono delle rivendite di vin brûlé e di cioccolato caldo e basta. Non vogliamo chiaramente penalizzare i commercianti, ma questa delibera è volta, come ho detto prima, a riqualificare quel quadrante con una cosa bella. Quindi, diciamo, dal vostro punto di vista è una delibera che riqualifica, diciamo, una delle tante iniziative che ci... Perché troviamo, come l'ho detto prima, la fiera di Natale, come si è svolta negli scorsi anni, veramente una cosa poco dignitosa. Vi siete seduti intorno a un tavolo con l'architetto Fausti, con l'Associazione dei Commercianti Naturali, per trovare un... con loro... chiaramente se si parte da un presupposto che non si vuole questo mercato di Natale è un conto, se ci sono delle migliorie, degli aggiustamenti da fare è un altro paio di maniche. Quest'anno l'abbiamo pensata così, abbiamo in testa una visione di città per cercare di riqualificare e cambiare questo territorio. Presidente, passando a un argomento di carattere più generale, ma che ovviamente la riguarda direttamente come presidente di municipio, noi in queste settimane abbiamo avuto tante testimonianze di amministratori municipali che erano fortemente critici con il bilancio comunale, pur consapevoli che questo bilancio è un bilancio tecnico, diciamo, che non risente ancora delle scelte politiche e dell'indirizzo politico della nuova amministrazione Marino. Anche per voi nel decimo municipio, ovviamente, immagino che ci siano più tagli che risorse in arrivo. Ma innanzitutto abbiamo sventato i tagli sul sociale, questo mi sembra una gran cosa, perché non debbano sempre pagare i più deboli. E chiaramente è un bilancio, come si suol dire, di lacrime e sangue, perché la situazione delle casse comunali la conosciamo tutti. Chiaramente con quei pochi soldi che abbiamo a disposizione cercheremo di fare il nostro meglio, cercheremo di spenderli con cognizione di causa. È da troppi anni che si affidano lavori direttamente senza gare d'appalto, è da troppi anni che i soldi vengono buttati nella finestra, e questo non è bello, soprattutto perché chi paga le tasse e non arriva a fine mese. Quindi cercheremo di impegnare le risorse nel miglior modo possibile. Chiaramente confido molto nell'approvazione del triennale 2014-2016 entro dicembre o nei primi mesi del prossimo anno, in modo tale da pianificare l'azione di governo, perché sennò andare avanti come siamo andati avanti fino adesso per 12esimi non la vedo bene, non vedo bene l'azione di governo. Quindi ben venga al più presto l'approvazione del triennale, poi ci saranno delle manovre di assestamento per cercare di correggere il tiro, però questa mi sembra già una gran cosa, un grande impegno da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco Ignazio Marino. Presidente, abbiamo un ascoltatore che ha chiamato al 06 43 99 93 93 di Ostia, probabilmente perché ci ha chiesto di poter fare una domanda a lei, di interloquire con lei. Se lei è d'accordo, gli diamo la linea all'ascoltatore. Pronto? Pronto, Paolo, buongiorno. Buongiorno. Sono Luca. Luca, buongiorno.
buongiorno, buongiorno Presidente. Allora, io per quanto riguarda il mercato di Natale di Ostia, per quanto riguarda soprattutto questa nuova iniziativa, le casettine di legno, la diversa obbligazione nel rispetto, diciamo, del rispetto degli male anni, però. Luca, se puoi parlare, vedo anche perché il Presidente non sente bene, se puoi... Sì, allora, volevo dire, Presidente, mi sente? Sì. Benissimo, ascolti, per quanto riguarda la postazione e l'ubicazione del mercatino di Natale per quest'anno, i commercianti si sono lamentati sicuramente anche in virtù del fatto della crisi, ovviamente loro lamentano il decoro, lamentano praticamente il discorso del non rispettare quello che è il tessuto piccolo, quel microcosmo che si è creato nel corso del tempo, che hanno creato, quindi noi li rispettiamo. Perché non troviamo una diversa ubicazione? Magari nella stessa sede si parlava di via Vincenzo Vannutelli ed era improponibile per come è stata gestita negli anni precedenti, quindi il costone lungo la chiesa, avevamo scelto quell'ubicazione per evitare il discorso del fenomeno della tossicodipendenza, ecco perché sicuramente c'è stato nel corso degli anni questo protrarsi di ubicazione. Perché non nelle parti centrali della stessa via Vincenzo Vannutelli, chiudendola al traffico e facendo eventualmente anche una maggiore occupazione, dando spazio e chance ad altri operatori, quindi non chiuderla, eventualmente fare un vero e proprio mercato. Che allora, posso rispondere? Sì. Grazie Luca, ascolta in diretta il nostro ascoltatore, allora, al Presidente la risposta. Il punto è questo, quando si insedia una nuova amministrazione si presume che questa amministrazione abbia una visione di città. Io penso che adesso facciamo la fiera di Natale in questo istante perché è il collegamento naturale del prolungamento della Bianco Marzio, perché abbiamo intenzione di pedonalizzare anche quel pezzo di città come Piazza Tor San Michele e via Marziano. Sul decoro sta a noi e alla Polizia Municipale vigilare su quello che vendono e non vendono gli espositori, e se ci sono sì verranno perseguiti, perché chiederò personalmente al comandante di vigili di passare una pattuglia a tutti i giorni nell'orario soprattutto pomeridiano a vigilare su quello che vendono gli espositori. E chiaramente la crisi c'è, questa amministrazione però penso da fare senza risorse per la pedonalizzazione del lungomare, e penso che anche i commercianti con la pedonalizzazione, con l'avvento di tantissime persone, abbiano già beneficiato di questa decisione di questa amministrazione, perché 5 domeniche abbiamo pedonalizzato il lungomare e penso che i commercianti abbiano lavorato di più. Quando c'è più, poi sono le leggi dell'economia, quando c'è più gente chiaramente i commercianti vendono di più, quindi mi sembra un po' insensata che il mercato di Natale vada a danneggiare i commercianti di Piazza Comarzio e di via dei Misenati. Presidente, chiarissima anche la risposta al nostro ascoltatore. Io le voglio fare un'ultima domanda, 30 secondi di risposta, so che poi ha impegni. Avete altre iniziative da qui a Natale che ritiene utile sottolineare ai nostri ascoltatori? Stiamo cercando di vedere se possiamo pedonalizzare il centro storico di Ostia Antica, per esempio, far conoscere. Noi abbiamo delle bellezze in questo territorio che i romani conoscono, secondo il mio punto di vista, conoscono poco, come gli scavi di Ostia Antica, il castello di Giulio II ad Ostia Antica. Vogliamo pedonalizzare per il mese di dicembre quel quadrante, farlo veramente diventare un salotto per questo municipio, e poi dall'ultima domenica di Carnevale ripedonalizzare il lungomare fino al 1 giugno, e poi pedonalizzarlo nelle sere di quest'estate, il lungomare penso dalle 9 alle 3 di notte, in modo tale che i romani vengano a godere questo meraviglioso lungomare, che ancora non è meraviglioso per via del lungomuro, però che attraverso queste azioni cerchiamo di far ritornare allo splendore iniziale, perché penso che anche i concessionari degli stabilimenti balneari hanno bene in testa, hanno chiaro in testa che il lungomuro non è una cosa al passo con i tempi, non crea un appeal turistico,
quindi dobbiamo cercare attraverso queste azioni anche di sgomberare una volta per tutte il lungomare da questo lungomuro, da questo muro. Io Presidente la ringrazio, le auguro ovviamente buon proseguimento di giornata e a risentirci presto. Grazie, ho il bilancio oggi. Quindi una giornata particolarmente difficile, complessa, sì, viste le difficoltà di bilancio. Va bene. Buon lavoro Presidente. Arrivederci, buona giornata a tutti voi.